secondo me c'è un concetto importante da tenere presente. E qui, anche se al tavolo ci siamo diverse persone, istituzioni diverse, e non siamo per difendere il nostro settore, perché altrimenti sarebbe veramente un bagno. Significherebbe che invece di ragionare e parlare per il bene di un territorio, di una comunità, staremmo a fare a botte chi ha ragione, chi ha torto, chi deve tirare acqua al proprio mulino. Non è questo l'intento. Non posso disconoscere magari il lavoro che è stato fatto prima, così come non va sminuita per esempio l'attività che giustamente l'onorevole De Filippo ha fatto dal punto di vista del sindacato che lui ha messo in campo in Parlamento. Ma bisogna dire quello che accade, come accade, perché accade. Quindi grazie per questa serata. Io faccio tanti dibattiti pubblici, una sala così bella, così affollata, così attenta, così partecipe, è il segno di una bellezza che c'è dentro questa comunità. Diamo forza a queste iniziative e costruiamo insieme il più potente degli anticorpi, che è quello che sta nella testa e nella vita di ognuno di noi e nei comportamenti che ognuno di noi quotidianamente deve saper garantire, emarginando, annullando, soffocando, perseguendo qualsiasi azione che possa apparire di sopruso e non legittima. Gli agricoltori, gli imprenditori di quest'area, che sono una formidabile storia del Sud, meritano difesa, rispetto per il grande lavoro che hanno saputo fare in tante generazioni. Grazie. Erano le 3:30 del mattino, operazione anticrimine, quella coordinata dalla DDA di Potenza, che ha visto in campo oltre 300 agenti con 180 carabinieri e 70 unità circa ciascuno per quanto riguarda la polizia e la guardia di finanza, coinvolte naturalmente anche la questura di Potenza, la questura di Matera. È stata messa a segno un'operazione molto importante che di fatto va a disarticolare tre clan particolarmente attivi nella zona del Metapontino. Parliamo del clan Russo di Tursi, del clan Schettino di Scanzano Ionico, del clan Donadio di Montalbano Ionico. Per quanto riguarda il clan degli Schettino, viene anche contestata come ipotesi di reato l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Per gli altri invece si va dal traffico di sostanze stupefacenti fino ad arrivare alle estorsioni, agli incendi dolosi. Insomma, tutto quel campionario che ha funestato negli ultimi anni questo territorio, quello di Scanzano Ionico, ma non solo. È vero che adesso forse si riaprirà una questione dei carabinieri a Scanzano, ma non è questa la risposta che noi aspettiamo dallo Stato. Aspettiamo invece una risposta da parte di una politica più alta, che dia risposte ai nostri imprenditori agricoli, che dia risposte, risposte. E quelle risposte noi ce le aspettiamo anche nella celerità della giustizia. Nella celerità della giustizia. Abbiamo tantissimi rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, ma tutti che fanno davvero un lavoro enorme. Certo, però vi devo dire anche, io per primo sono rimasto e resto sempre un uomo amareggiato, un po' scioccato, ma che volete, le mele marce ci sono dappertutto, ci sono anche nei miei ambienti, ci sono in tutti gli ambienti. Sono rimasto un po' scioccato, anche sconcertato dalla presenza in questa inchiesta dei servi infedeli dello Stato. Dei servi infedeli dello Stato. Allora forse noi abbiamo tanto bisogno di aprire una caserma dei carabinieri, che certo è importante, con tutto il lavoro, con tutta la fatica che fanno le forze dell'ordine, ma abbiamo bisogno di processi più veloci. La risposta va data celermente non solo quando voi li arrestate, ma la risposta va data celermente in quei palazzi dove vengono invece celebrati quei processi. Io devo anche immaginare, devo anche pensare, allora, devo anche pensare alle tante operazioni.
associazioni antimafia che sono state fatte in questa nostra regione in tutti questi anni. E spesso poi sì, tu con tanta fatica li porti dentro, li assicuri alla giustizia, e poi invece il procedimento, il processo, la celebrazione di quello che accade in quei tribunali sembra appartenere a un altro mondo. Ma la gente fa caso a quello che accade lì. La gente fa caso a quello che accade lì. E questa è la credibilità della giustizia di cui noi abbiamo bisogno. E questa credibilità che riempie le sale ci porta a parlare come abbiamo parlato questa sera e come abbiamo ascoltato questa sera. Il mio grande illustre predecessore, Piero Vigna, nel 99, intuì con il suo grande intuito investigativo che potesse generarsi da queste attività di estrazione petrolifera un indotto delittuoso. L'altro capitolo dell'inchiesta riguarda la gestione delle procedure di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del centro Oli Tempa Rossa di Corleto Perticara, gestito dai francesi di Total, nel quale l'ex sindaco Rosaria Vicino agli arresti domiciliari e l'ex vice sindaco Giovan Battista Genovese con divieto di dimora avrebbero messo in piedi un sistema di concussione e corruzione a scopo elettorale. Due imprenditori, Lorenzo Marsilio e Vincenzo Clemente, sono stati sospesi dall'esercizio dell'attività. Far discutere inoltre è la posizione di Gianluca Giamelli, uno dei commissari di Confindustria Siracusa, accusato di aver usato la relazione sentimentale con il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi per partecipare, si apprende da fonti giornalistiche, alle gare di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'impianto estrattivo. La ministra non risulta indagata, come anche la collega Maria Elena Boschi, tirata in ballo in un'intercettazione tra Giamelli e la Guidi, nella quale si parla dell'approvazione del progetto Tempa Rossa contenuto nel maxi emendamento alla legge di stabilità 2014. I professori scarpati, i dottori barbieri, i sofisticati, i travestiti, i monaci, i medici, i macellari, di show, si salve di show, di show, in questa città non si salve di show.